Ciao, sono Roberto Lacorte, creatore della Lacorte Immobiliare. Oggi voglio mostrarti un appartamento indipendente a Verona, esattamente in Corso Milano, al Civico 66, che ha alcune caratteristiche tanto richieste dagli acquirenti. Per cui adesso vi accompagno in un tour, così scoprirete quali sono queste caratteristiche che sono tanto ricercate. Ok? Partiamo insieme? Bene, dopo in chiusura vi darò tutte le altre delucidazioni. Abbiamo l'ingresso indipendente, una corte di proprietà, dove in questa corte di proprietà sussiste una servitù di passo per un'uscita secondaria dell'attività posta al piano terra, nonché un'officina, ok? Poi immagino che, mostrandovi un attimo con un rialzo di telecamera, iniziate a capire cosa ha di così tanto ricercato questo appartamento. Ok, partiamo, andiamo dentro. Per cui entriamo in casa. Abbiamo una bellissima sala con una luminosità intensa. Come potete notare, ci sono due belle finestre che fanno tanta luce. C'è un salone, sarà più di 30 metri quadri, ok? Qua siamo sul balcone, vi mostro esattamente la faccia, abbiamo il sole a sorgere, c'è un balcone lineare per tutta la profondità dell'appartamento. Ritorniamo, continuiamo il nostro tour. Poi ci abbiamo l'ingresso che avevamo visto prima entrando. Passiamo alla cucina, una bellissima cucina abitabile, come qua potete notare. Ci sta un tavolo aperto già da sei sedie. Poi usciremo anche sull'altro balcone che vediamo da questa parte, ok? Ma intanto proseguiamo all'interno. Quindi sala, cucina, abbiamo una cameretta che potrebbe essere anche uno studio, ok? Perché uno studio? Perché questa cameretta è più accostata alla zona giorno che alla zona notte, perché poi abbiamo un divisorio
che ci consente di avere la nostra privacy nella zona notte. Nella zona notte qua possiamo visitare insieme le tre camere, di cui una, due e la terza sulla destra, ok? E il bagno centrale, per cui questa si può utilizzare sia come quarta camera da letto, ok? Oppure farci uno studio se hai un'attività in casa, oppure se vuoi tenere una stanza svago, oppure in alternativa la signora sarà contenta di farci una stireria, di farci una stanza tutto. Noi la chiamiamo la stanza tutto perché ovviamente in una casa, quando si hanno soprattutto dei figli, serve una stanza dove stirare, tenere insomma giochi e quant'altro per i bambini, insomma, quindi potrebbe essere la stanza tutto. Ma proseguiamo. Allora, una prima camera. Attualmente l'appartamento è vuoto, lo stanno utilizzando figli e nipoti per divertirsi, ok? Fanno qualche serata in compagnia con gli amici, per cui avete appena visto un gioco d'attività comune. Qua ci abbiamo una camera che per le dimensioni è una matrimoniale. Adesso non so se rende molto questo video, insomma, per cui nel caso si può fissare tranquillamente un appuntamento per visitarla. Abbiamo il bagno, ok? Adesso ci entriamo e intanto visitiamo la terza camera, che è una matrimoniale attualmente vuota. Ok? Abbiamo questa armadiatura che potete notare che è utile, ha una profondità da ripostiglio, per cui è molto valido poter fare un ripostiglio. Ok, l'appartamento, considerate che ha una ristrutturazione circa quindicennale, ma è tenuto veramente bene, ci abitava il proprietario, per cui le rifiniture sono state scelte appositamente per la sua famiglia, insomma, non è un appartamento ristrutturato per il commercio, insomma, per la rivendita. Per cui, abitandoci il proprietario, capite bene che la qualità dei materiali è veramente ottima. Abbiamo l'affaccio. Questo appartamento è libero su tre lati, per cui, come avrete già notato, c'è molta luminosità, nonostante io abbia tenuto le luci accese, ma questo è per farvi rendere veramente conto che in questo appartamento non c'è nulla da fare. Questo è un appartamento abitabile fin da subito, ok? Quindi lasciamo questo disimpegno con le nostre camere e il bagno, ok? E proseguiamo a rivedere la parte giorno, dove abbiamo la nostra cucina. Allora, questa cucina è fantastica perché, volendo, si potrebbe aprire anche questa finestra e far diventare una porta finestra. Voi dite, beh, ma abbiamo già una porta finestra. Sì, in effetti è vero, però da questo lato, adesso vi mostro, da questo lato ci affacciamo su un balcone, vedete? Vedete? Ottimo. Invece, se noi riuscissimo ad aprire quella porta finestra, ok, tanto la cucina potete apprezzare quanto è grande, ok, aprendo quella porta finestra andiamo tranquillamente sulla magnifica richiesta che ci fanno tutti i potenziali interessati a comprare una casa. Ecco qua. Questo è un bellissimo terrazzo di circa 70 metri quadri. Ok? Fantastico, direi, eh? Nonostante sia un appartamento, ha uno sfogo esterno veramente fantastico. Non ci credevate? Bene, questa è la caratteristica che viene richiesta dal 90% di potenziali acquirenti, insomma, dei clienti che cercano casa oggi. Allora, questa è considerata, vista da qua, quasi come una villetta. Perché? Perché è un primo ultimo piano,
non ci sono altri appartamenti che possono arrecare disturbo ai piani superiori, ok, o di fianco o meno. Ok, adesso vi mostro esattamente tutta la profondità vista da questo lato. Ovvio che un po' di manutenzione alle parti esterne, visto che l'appartamento non è abitato, io direi che sicuramente è necessaria, insomma. Ok, avete visto? Bene, questi sono 70 metri abbondanti. Quindi io vi dicevo prima, dalla cucina poter aprire una porta finestra, sì, perché in realtà aprendo una porta finestra saremmo proprio in questa direzione qua, che forse magari è un po' più comoda rispetto al balcone che vedevamo sul lato del finestrone grande della cucina. Ok, vediamo dall'alto la corte. Adesso c'è queste piante, insomma, da potare, da tagliare, però qua si possono parcheggiare tranquillamente tre autovetture o lasciare giocare i bambini in sicurezza. Considerate che rimane soltanto dal cancelletto che vedete lì in fondo, rimane soltanto un passaggio pedonale per l'attività che c'è sotto, qualora ne abbiano necessità come uscita di sicurezza o non viene mai utilizzato, oppure via di fuga, insomma. Ok, bene, allora con questo è tutto. Vi faccio fare una panoramica ancora, così siamo chiari. Le porte, potete notare le finiture, ok? Qua, volendo, con un minimo di investimento, l'appartamento è completamente abitabile. Ok? Adesso vi do due note tecniche su come contattarci. Così vi aspettiamo presso i nostri uffici per ulteriori approfondimenti. Provo a girare la telecamera. Bene, riepiloghiamo. Abbiamo visto insieme questo appartamento, ok, che dispone di 4 camere o 3 camere studio, come lo vuoi intendere, un salone molto grande separato, una cucina abitabile, e due bei disimpegni e un'armadiatura a muro che fa da ripostiglio. Dispone di due bei balconi e in più il plus che viene richiesto da tutti gli acquirenti oggi è il terrazzone. Dispone di un terrazzone. Non è soltanto il terrazzone, come dicevo in premessa, la caratteristica, ma la seconda caratteristica è il cortile giù chiuso, che consente la sicurezza per far giocare i nostri bambini, i nostri figli, qualora ne abbiate. Poi, per chiudere, in conclusione, potrei anche dirvi che non soltanto il terrazzo e la corte siano i plus di questo appartamento, ma un altro plus è che questa unità è completamente indipendente. È considerato un appartamento indipendente perché accede direttamente in casa propria senza condominio. Non ci sono altre unità abitative che impediscono o fanno condivisione, ok, di parti comuni. Per cui vi ho lasciato anche in sospeso, non vi ho mostrato in realtà, di mia volontà, perché così almeno sarete anche incuriositi, non vi ho mostrato che dall'ingresso che avevamo visto prima, giù entrando, abbiamo anche l'accesso, le scale a un piano scantinato, sono altri 40 metri quadri di scantinato, dove nello scantinato si dispone anche di una lavanderia con doccia, quindi con servizio, e si dispone di uno spazio che può consentire diverse attività, insomma, qualora. Giù all'interno troviamo anche il locale caldaia, perché il riscaldamento è autonomo e completamente indipendente. Per cui, se siete interessati almeno a fissare un appuntamento per visitare questo appartamento, sappiate che potete chiamare lo 045 810 4899, oppure potete scrivere una mail ad info@lacorteimmobiliare.srl.it. Io sono Roberto, con questo video abbiamo finito, abbiamo completato
il nostro giro. Spero di aver dato il più possibile delle informazioni, ma qualora ne richiedate delle altre, siamo disponibili a darvele. Vi aspetto in appuntamento e qualora in trattativa. Grazie, buona giornata.